nostro maestro, grazie per il ringraziamento speciale lo facciamo a Stefano Calandra, che è stato un migliore di questa giornata che abbiamo fatto, a Fabrizio Milone che è dovuto andare via, ma anche a tutti i membri dei coristi dell'Associazione Corale Lido Armonico, che ci fate così, per la musica veramente, per quella che abbiamo visto e preghiera. Ecco, se vi siete un po' emozionati, se vi ha dato qualche cosa in questa festa della mia parola, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Grazie a tutti, grazie a Claudio, pace a Parrocchia di Santa Maria di Elisabetta, al loro patronato, che ci hanno ospitato, a Don Paolo naturalmente. Stamattina c'è stata la parte scienza, questa è la parte fede, e abbiamo fatto relazioni di un convegno. Il gruppo si chiama Gruppo Assisi nel Vento, sono riuscito a portarli in Veneto, terra di Venezia, terra di ponte fra Oriente e Occidente, perché Assisi nel Vento è un circolo, un gruppo di persone che laiche, ma anche di persone di presbiteri e suore che parlano di fede, e anche in campo scientifico c'è la possibilità di mettere unità fra la parte fede e la parte scienza. Io credo molto in questa unità, l'unità e amore è il tema di oggi, la prima volta che usciamo fuori come gruppo da Assisi e dalle zone diciamo di Greccio e del centro Italia interna, dove viene Claudio, che domani tornerà lì, ma oggi è benvenuto a Venezia, e speriamo di poterlo ripetere il prossimo anno con un altro tema, un'altra tematica. Quindi nel 2025 vediamo già appuntamento per la numero 2 di Assisi nel Vento a Venezia. Grazie a tutti e buona serata.